Namaste. Omeostasi è un termine usato in biologia e significa autoregolazione. Riguarda la costanza del nostro ambiente biologico, il nostro milieu interiore e l'attitudine che hanno tutti gli organismi viventi di mantenere un certo equilibrio di parametri interni pur nel variare di condizioni esterne. La chiave dell'autoguarigione è proprio l'autoregolazione, la capacità di ripristino e di mantenimento di un equilibrio globale di un sistema complesso ogni volta che si ha una situazione di allontanamento da questo equilibrio. Quando il corpo mantiene il suo dinamico non cambiare nel flusso del cambiamento, significa che tutto resta in un certo range. Ad esempio la pressione sanguigna, il livello degli zuccheri, il battito cardiaco, il livello ormonale, le funzioni immunitarie, eccetera. Anche in psicologia il principio omeostatico è stato utilizzato per definire il principio di costanza come regolatore dell'energia psichica. Il sé quindi presiede l'autoregolazione. E come pura coscienza non ha né fluttuazioni né variazioni dinamiche. Le reazioni chimiche regolate dal cervello avvengono nelle parti di tutto il corpo. L'attività del tutto è regolata dalla coscienza. Quando torniamo all'origine dello stato di coscienza non localizzato, ciò interagisce con il tutto. Ma basta un'immagine, una sensazione, che la coscienza si divide in soggetto e oggetto, ricevendo un feedback ad ogni livello, micro e macro, ricevendo informazioni che si ripercuotono, creando fluttuazioni di coscienza fuori dalla condizione di perfetto equilibrio. L'esperienza del tempo, quindi la consapevolezza senza interpretazione, stando completamente nel momento presente, senza resistenza, senza risentimenti, rimpianti o anticipazioni o aspettative, questo restare nel flusso come nel sonno profondo, nel corpo sottile, è proprio quando esperiamo un non tempo, restando a riposare nel puro essere, nella pura esistenza, senza interpretarla, e andiamo così verso l'autoregolazione, l'omeostasi. La meditazione, lo yoga, esistere senza interpretare per forza, trascendere, ci muove verso questo equilibrio. Ci sono emozioni salutari, come l'amore, la gioia, l'equanimità, la compassione, che ci muovono verso il sé unificato, questo stato dell'essere infinito, e verso la pace mentale, verso l'omeostasi. Ovviamente questo stato non può essere mantenuto tutto il tempo, perché il corpo ha bisogno di muoversi, ha bisogno di attività dinamiche per non atrofizzarsi, attività coordinate, corpo-mente, ma non stressanti. L'autoregolazione non è reazione nella modalità combatti o fuggi. Il corpo ha bisogno di buon cibo, un cibo armonico, un cibo a chilometro zero possibilmente, alimenti sani, ha bisogno di fitochimici, di energia solare, di probiotici, prebiotici, ha bisogno di dormire bene di notte. Questa ecosistenza presente al senso di giustizia è integrata, è un'autentica percezione di rispetto e di inseparabilità con il tutto. Nella pratica yoga iniziamo a comprendere la necessità di fare esperienza di uno stato d'essere più equilibrato. Cominciamo ad eliminare flussi di impulsi nervosi e stimoli sensoriali. E via via riduciamo al minimo esperienze fisiche disturbanti e soprattutto dopo aver osservato come le percezioni cinestesiche, vestibolari e viscerali provenienti dagli enterocettori invino stimoli dal corpo al cervello in maniera forse esagerata a volte, iniziamo ad acquisire maggior conoscenza,
sia di movimenti e di azioni, attivando un sistema sensoriale interno, senza nessun tipo di obiettivo o decisione esterna, e abbiamo esperienza del nostro corpo senza immaginarlo o idealizzarlo. In questo modo il corpo ci invia conoscenza, parla alla mente. Invece di ricevere le sensazioni tipiche dell'esercizio volontario, riceviamo ad esempio sensazioni di tipo posturale. La postura è mantenuta a livello del cervelletto, mentre l'esercizio è attivato dalla corteccia motoria. Durante l'esercizio dobbiamo prendere decisioni, attivando la corteccia frontale del cervello, dando via ad una corrente di impulsi nervosi e i nostri neurotrasmettitori cominciano a secernere secrezioni chimiche, portandoci in una modalità reattiva, senza che noi ne siamo consapevoli. Terminato l'esercizio, resta sempre una certa tensione muscolare per un certo periodo a seconda dell'individuo e della sua condizione psicofisica generale. La postura invece è una posizione del corpo stabilizzata, mantenuta con il minor dispendio di energia senza che i muscoli entrino in tensione. Dal punto di vista neurologico, la postura non viene mantenuta o controllata dalla corteccia motoria, ma dal cervelletto. Nella postura restiamo a contatto con l'interno. Nel percorso yoga, invece, incontriamo proprio delle resistenze a volte, i muscoli antagonisti non si rilassano, oppongono resistenza, creano tensione nei muscoli agonisti, dove rimane la tensione e dove questa tensione mantiene la coscienza legata al corpo fisico. Nella pratica yoga la coscienza del corpo fisico si trascende e si aprono diversi canali, dando luogo a sthira e sukha, stabilità e piacevolezza, agio, assenza di sforzo, coltivando l'abbandono, l'apertura, l'estensione e la trasformazione, eliminando le impurità, osservando, sviluppando la sensazione di essere in viaggio verso l'interno, verso l'infinito, lasciando viaggiare la coscienza verso l'infinito. Durante l'esercizio volontario, invece, si sperimenta il fare, il movimento, il fare esperienza di ciò che si esegue, il karma. All'interno del corpo si fa esperienza dell'osservatore, si sperimentano accadimenti involontari interni al corpo e poi si possono confrontare con quelli che avvengono con il fare volontario. Omeostasi è uno stato dinamico e vigile, meditativo, che osserva, concentrato e allo stesso tempo contemplativo, presieduto dall'asse ipotalamo-ipofisario, il punto di connessione tra il sistema neurologico endocrino immunitario, che garantisce l'attuazione di processi regolatori tra la psiche, la mente e l'oltre, è il sesto chakra. In termini moderni, identifica il sistema psiconeuroimmunologico, dove tutto trova equilibrio in uno stato di namico. L'omeostasi ad un livello fisiologico è equanimità. A livello psicologico, lo yoga gioca un ruolo importante, un ruolo che ci conduce dentro un cammino di stato cosciente, più controllato, niente di meno e niente di più, perché lo yoga non è per chi vuol fare troppo né troppo poco, è in quel milieu, in quella via di mezzo dell'equilibrio interiore. Le risposte omeostatiche portano equanimità a tutti i livelli, e ciò è yoga.